Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non avere alcun sistema di protezione. Ed eccoci che continua la programmazione estiva, con video ricchissimi ma dal ritmo non regolare. Sempre meglio di niente, no? Prima di iniziare però vi invito a iscrivervi al canale se siete nuovi e anche a seguirmi su Instagram per agevolare la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Allora, niente angolo della poracciata, però vi segnalo che Sea of Stars riceverà un'edizione fisica a cura di IM8Bit e questa versione arriverà a inizio 2024 e direi che come tempismo è perfetto. Il gioco esce il 29 e se avete fretta di provarlo, a questo punto giocatelo in digitale su Game Pass o PlayStation Plus e poi con tranquillità potrete recuperarvi la copia fisica in un secondo momento. Cosa è successo ieri durante la Gamescom? Niente di veramente emozionante, o meglio, tutto quello che è stato mostrato durante le due ore di presentazione era già stato largamente pubblicizzato. Tra le poche sorprese dell'evento segnalo il reveal di Little Nightmares 3, il coloratissimo Thank Goodness You're Here e un'invasione di campo che ormai è diventata una sorta di rito degli spettacoli di Keighley. A quanto pare Bill Clinton vuole giocare a GTA 6. Vabbè, fossi in Jeff e tutto lo staff, per i prossimi The Game Awards previsti per il 7 dicembre, lavorerei sul migliorare la sicurezza dell'evento e magari cercherei di migliorare anche il ritmo della presentazione. Comunque, un grazie a tutti quanti per essere passati ieri sera in live, eravamo tantissimi e come al solito è stato un onore trascorrere il tempo con voi. Nel caso stamattina vi foste svegliati domandandovi: chissà come evolverà la serie di Xenoblade in futuro? Beh, siete sul video giusto al minutaggio giusto. In Giappone è uscita la Collector's Edition della colonna sonora di Xenoblade Chronicles 3, che al suo interno presenta un messaggio da parte del creatore della serie, Tetsuya Takahashi. E in queste poche righe, Takahashi riflette proprio sul futuro della serie, e cito testualmente l'unica traduzione disponibile al momento. Se ci sarà un altro Xenoblade, probabilmente sarà qualcosa di ampiamente differente da quello che c'è stato prima. Nello stile e nella musica, vorrei far sì che il mio prossimo obiettivo sia qualcosa che tradisca le aspettative di tutti, in senso positivo. In fondo, da Xenogears, passando per Xenosaga e arrivando fino a Xenoblade, ci sono stati dei grandi stravolgimenti in termini di struttura ed estetica e se mai dovesse tornare un altro gioco in stile Xeno, mi aspetto qualcosa di radicalmente diverso rispetto al gameplay di Xenoblade Chronicles 3. E voi? Ma passiamo alle notizie del giorno, e questa so già che farà tanto discutere. Il sistema di anti-cheat e anti-pirateria Denuvo, prodotto da Irdeto, è ufficialmente diventato un middleware per Nintendo Switch, quindi sarà presente all'interno del portale dedicato agli sviluppatori. Questo significa che da questo momento in avanti, chi deciderà di sviluppare un gioco per Nintendo Switch avrà facile accesso all'integrazione software dei sistemi Denuvo, per far sì che il suo prodotto sia protetto da eventuali utilizzi illeciti. È chiaro l'intento dietro questa mossa. Nintendo sta cercando di arginare il fenomeno della pirateria che imperversa su Switch praticamente dal giorno stesso in cui è uscita la console, e Denuvo dovrebbe rendere molto più difficile l'avvio di software su emulatori PC. Insomma, se ormai è troppo tardi per evitare il jailbreak sui primi modelli di Switch, quantomeno si può pensare di dare una frenata all'utilizzo di emulatori come Yuzu e compagnia bella. A parte il fatto che queste misure di sicurezza non rappresentano mai degli ostacoli insormontabili, e la community di hacking su Switch è molto agguerrita, va anche ricordato che le tecnologie Denuvo sono state al centro di parecchie controversie perché su PC è stato dimostrato ampiamente che l'implementazione di questi software di protezione peggiorano notevolmente le prestazioni dei giochi, e in tempi recenti anche Square Enix per esempio ha iniziato a rimuovere Denuvo dai suoi titoli PC in seguito alle proteste degli acquirenti. Insomma, se da una parte è anche giusto cercare di tutelare il lavoro degli sviluppatori, dall'altra aggiungere un qualcosa che peggiora le prestazioni dei software su una console che già soffre parecchio in termini di performance non sembra proprio la soluzione ideale. Possiamo vedere questa mossa da parte di Nintendo anche come una sorta di preparazione al futuro della next gen, dove molto probabilmente i software saranno condivisi anche col vecchio hardware. Voi cosa ne pensate? È giusto offrire questi strumenti agli sviluppatori, oppure siete tra quelli che appena sentono il nome Denuvo
tempo rispondono con no grazie. Dopo il reveal avvenuto a maggio, in seguito a mesi e mesi di rumor, abbiamo finalmente maggiori dettagli su PlayStation Portal, il device portatile un tempo conosciuto come Project Q. Allora, la console è stata svelata in quella che è praticamente la sua forma definitiva sul PlayStation Blog, e insieme a Portal sono state presentate anche le nuove cuffie Pulse Elite, vendute a 150€, e gli auricolari Pulse Explore, venduti invece a 220€. Si tratta di oggetti di fascia medio-alta, anzi alta, e per questo sono rimasto sorpreso dal prezzo di Portal. Anche questo device è venduto a 220€. Intendiamoci, è un prezzo alto per quello che offre, ma decisamente più basso di quanto mi sarei aspettato, soprattutto se pensiamo agli oltre 300€ necessari per comprare il Logitech G Cloud. La console però rimane quello che è, una macchina pensata esclusivamente per lo streaming, non in cloud gaming, ma da remoto. PSP, sì, la chiamerò così, va associata alla propria PlayStation 5 e tramite unicamente Wi-Fi può avviare la console da spenta e comandarla a distanza. Sostanzialmente offre quasi le stesse identiche cose che si possono ottenere con un cellulare o un backbone, o una qualsiasi combinazione di device con schermo più un DualSense, il tutto però in un'unica soluzione. Se già i device per lo streaming si rivolgono a un pubblico molto ristretto, questo sembra indirizzato a una nicchia ancora più specifica. Certo, grazie all'orrendo design, perché dai, sta cosa è bruttissima, sono garantite tutte le funzioni del DualSense, e lo schermo LCD garantisce una qualità dell'immagine a 1080p e 60fps, il tutto però poi dipende dal wifi a cui si è connessi, che tra l'altro non deve essere per forza la stessa rete a cui è associata la PlayStation 5. E inoltre PSP non presenta il Bluetooth, quindi per il momento si possono collegare esclusivamente cuffie cablate con il jack da 3,5 mm oppure utilizzare il PlayStation Link, una nuova tecnologia di connessione supportata unicamente dalle nuove cuffie e dagli auricolari. Ancora più importante, nonostante siano stati già invitati dei giornalisti per delle sessioni di hands-on, questi prototipi non presentano ancora informazioni sulla batteria dell'apparecchio né sulla sua autonomia, e considerando i bassi standard del DualSense, questo potrebbe essere un bel collo di bottiglia per tutta l'esperienza. Il giornalista di IGN ricorda come tutta l'esperienza utente ruoti intorno al remote play, quindi senza wifi PSP diventa praticamente inutilizzabile. Però, anche in questo caso, non bisogna sottovalutare cosa è in grado di fare la community di hacking e modding, e un po' come è accaduto per la PlayStation Classic Mini, mi aspetto che la fanbase sblocchi il vero potenziale di un hardware che, vi dirò, così per come è stato presentato, non mi entusiasma più di tanto. Però aspetto di sapere la vostra nei commenti. E chiudiamo parlando di uno dei titoli più importanti della stagione, quello Starfield, che sta facendo tanto discutere di sé, un gioco in grado di catalizzare un quantitativo di odio senza precedenti. Se invece però siete nell'altra fazione, ovvero se siete tra quelli che non vedono l'ora di giocare l'ultima fatica di Todd Howard e soci, e già siete pronti per l'Early Access a partire dal 1 settembre, state attenti agli spoiler, perché il titolo è stato leakato e c'è già chi ha iniziato a condividere intere sessioni di gameplay di oltre 30 minuti. Un utente è infatti entrato in possesso della Constellation Edition e ha ripreso con il cellulare tutta l'intro del gioco. Qualità poraccia al 100%, una roba inguardabile. Ovviamente non ve la posso mostrare perché Bethesda e Microsoft stanno lavorando attivamente per rimuovere tutti i link una volta che escono fuori, però immagino che da questo momento in poi la situazione andrà solo peggiorando, quindi attenti a tutti i dettagli che verranno condivisi nei prossimi giorni. Gli spoiler sono sempre dietro l'angolo. E questo voraci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi, dormendo, Portal tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro De Nuvo, Michele Portal, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale, e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! About it. Yes, exactly.